tu ti rendi conto che su YouTube, se ti metti la stessa maglietta per un paio di video, pensano che non le laviamo mai. È vero, me l'hanno detto pure a me, ma non le lavi mai, ma ti metti sempre la stessa cosa. Ed è vero, è vero, non ci laviamo mai. Che schifo, che schifo. Puzziamo. Molto bene. Che cosa oggi facciamo? Ragazzi, torniamo a parlare di roba nerd. Una box. Una box, volevo rovinare la sorpresa. Gadget, l'hai fatto, lo hai rovinata. Però una box qui non sapete ancora cosa c'è dentro. Esatto, adesso la box, cominciamo subito. Hai spoilerato. No, non si è visto. Ok. Cominciamo certo. Subito, allora io con gli occhi così a caso. Con gli occhi tu a me non me lo dici. Con gli occhi. Okay. Prendo a caso, attenzione, la maglietta. Finalmente questa la possiamo mettere a lavare. Perché guarda, questa qua, io giuro. È l'unica che hai. Era bianca come questo divano, adesso è giallina. Che schifo, che schifo. Beh, non è vero, smettiamo. Vediamo che cos'è questa maglietta. Lo diciamo che l'abbiamo vista prima. No, non lo diciamo, non lo diciamo. Allora, ragazzi, non mi piace. No, allora, senso... innanzitutto falla vedere, tu l'hai già vista. Allora, Pants of Legend. Esatto. Allora, c'è da dire c'è una qualcuno cosa. Che sa. C'è da dire una cosa, credo che sia un misto fra. Allora, questi sono praticamente i Carlini della leggenda. Ma cioè, è tipo League of Legends? Sì, più o meno, esatto. Esatto. E siccome noi non ne capiamo un cazzo, né di League of Legends, né di Carlini. E soprattutto ci stanno sul cazzo i Carlini. Non è vero, sono carini. Però carlini. Fra tutti i cani, insomma, quelli meno. No, però c'è da dire una cosa, questa cosa è vera, e la dico e la affermo. Sono di ottima qualità. Queste magliette della Warner Box hanno una qualità ottima. Ottimo. Sono ottime, veramente. Stavi rischiando di darmi un pugno. Sì. Comunque, Nintendo. Prendiamo Nintendo. Prendiamo un'altra cosa a casa. Attenzione, attenzione. Ecco. Oh. Ah, una cosa a tema di Zelda. Apriamola. Chi non si cuce le toppe addosso? A tema di Zelda. Io no. Falla vedere bene, falla vedere bene. Non tanto perché sfoga. Ok, allora faccio vedere un coglione. Esatto, fai vedere la nostra valletta che vi mostra la toppa. La toppa a Toppa tema. 10 delle toppe. Allora questa bella è praticamente Link sul trono di Game of Thrones. Di Game of Thrones, esatto. Di Game of Thrones. Cosa mi fai dire? Mi fai dire Game queste cose, okay. Cominciamo. Ogni volta non l'aprire. Tieni la aperta, tanto non si vede una mazza. Okay. Ok. Poi c'è sta cosa. Il porta caffè. Porta no, regolare. Porta caffè. Allora, aprilo. C'è scritto coffee. Quindi minchia. Attenzione! È veramente il portatazza. Non lo so. Ragazzi, scrivete. No, sarà un portacellulare. Io penso che ci sarà scritto da qualche parte. Sto vedendo la figura di voglio. Cancun! Hai visto che praticamente tiene al fresco le lattine. Ma perché? Bello, in estate mettete questo, se ce l'avete grosso metteteci pure il... Non lo so, ma poi a tema c'è di un eroe. Zero to hero, fa puzza, questo è importante. Poi? Poi sto tenendo il meglio per ultimo. Sì, la cosa più bella. Oh, allora, una cosa a tema Super Mario, apriamo subito. È il dog tag, cioè praticamente la targhetta di riconoscimento a tema Super Mario. Possono... Così, quando, se per caso... Vi infortunate e devono risalire a voi, capirete che siete Yoshi. Allora, possono capire. Possono capitare vari personaggi. Vediamo cosa è capitato a noi. La principessa Peach, di quanto sono fortunato io. Che bello, sì, perché... ma tanto tu non te lo metti e io che ti rimango con tutto. Yoshi! Yoshi, quindi, ok, se mi riconosco. Fallo vedere, fallo vedere. Giusto, ci sono le praline di mezzo. Ma ci sono pure delle carte. Che butta. E degli adesivi. La carta di Larry Koopa. Sì. La carta di Boo. Aspetta, questa mettetela, la metto subito. Mettetela subito, ma dai, è grazioso. Ok, andiamo avanti. A parte così non si vede che Yoshi, così si vede che gli Yoshi. C'è il famosissimo Spilla. Il famoso Spilla di gennaio. Che sarebbe 2014. Di un Pokémon, non andiamo oltre. Non vedrei che forse lo so. È un Pokémon, sì. Ok. Pokémon e adesso. Aspetta, no, poi ci sono i fogli. Guarda, una cartolina di San Valentino. Una cartolina. Una cartolina di San Valentino. Di Thor, guarda. Ma questo stronzo ti manda le. Che Thor, tra l'altro. Shop says my love. Bel martello. Chi possiede questo martello può possedere il mio amore. Poi c'è Marco questo, Nino, attenzione. Non è niente questo. E adesso Andiamo. Il top del top, ragazzi, guardate che bellissimo questo. Facciamo vedere. Deadpool, che ricordiamo è nei cinema in questo periodo, pensavamo di andarlo a vedere, giusto? No. Sì, sì, no, questo è grazioso. Ma secondo me si apre. Molto bene, questa era la One Box di non so quale mese. Sì, veramente, dove l'ho trovato un unboxing di One Box o di qualsiasi cosa così divertente?
dappertutto. Però qua siamo noi, esatto. Hai una minchia. Se il video dovesse interessare, trovate il link in descrizione. Esatto. Noi non ci guadagniamo una minchia. Nel senso che la Wanna Box ci manda altre scatole, beh, per unboxarvele. Che neanche lei voleva. No, nel senso, no, queste cose sono graziose. Salutiamo la Wanna. Soprattutto questo che ti fa un po' truzzello, eh. Oh, le cose se... io ma fa. Con Yoshi. Ah, ma fuck Yoshi, ma fuck. Bene, ragazzi, anche questa sera abbiamo rappresentato il ridicolo, quindi possiamo chiudere. Noi quindi ci vediamo alla prochaine. Alla prochaine, che significa che è prosciutto. Prochaine. Scemo.